lei di rispondere a queste considerazioni? Perché il professor Ricolfi dice c'è un problema di una società che non crea più ricchezza. Lei rappresenta quella generazione che si dedica ad attività non specificamente produttive. Lei è un artista. Sì. Allora io ascoltando soprattutto Milucci all'inizio, dottore Maura, ho ripensato a Primo Levi, a se questo è un uomo, e ho pensato a una lezione fondamentale che quando prendi dei poveri e li impoverisci in modo molto rapido, quella povertà relativa di cui si parlava prima, la guerra fra poveri, fra gli ultimi e i penultimi, è l'esito ovvio e Torre Maura ce lo dimostra molto bene. Per questo, dopo la crisi del 29 è arrivato il fascismo e il nazismo e, per esempio, dopo il boom economico degli anni 60 abbiamo avuto negli anni 70 una grande stagione di diritti. Ora, dopo la crisi del 2008, che ha portato 10 anni di stagnazione, o si crea nelle periferie, nei penultimi di cui parliamo e negli ultimi, un sistema di welfare nuovo che produce redistribuzione forte, o a Torre Maura ci porti le scuole, gli asili nido per le mamme, ci porti un museo, dei teatri, il cinema, ci porti gli autobus perché non ci arrivano i mezzi di trasporto, a Roma sono distribuiti solo nel centro, oppure non ci porti i buoni sentimenti, non risolvi con i buoni sentimenti il problema di Torre Maura. Per creare la solidarietà ci vogliono i diritti e per questo legame, solidarietà, diritti e diminuzione della povertà, questo è il fondamento della democrazia. Per questo dicevo all'inizio, dopo la crisi del 29 è venuto il nazismo, perché abbiamo imparato dopo il 45 che la democrazia si fonda soprattutto sulla solidarietà. E questo... Allora.